Bentrovati amici di Padre Pio TV a questo appuntamento con la preghiera. Siamo in attesa di partecipare alla celebrazione eucaristica in diretta dai luoghi di Padre Pio in San Giovanni Rotondo. Ci prepariamo a questo momento con alcuni suoi scritti. O bene dell'anima mia, dove stai? Dove ti sei andato a nascondere? Dove trovarti? Dove cercarti? Non vedi, o Gesù, che l'anima mia ti vuol sentire ad ogni costo? Ti cerca da per ogni dove, ma non ti fai trovare se non nella piena del tuo furore, riempiendola di un'estrema turbazione ed amarezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, ci prepariamo a vivere questa Eucaristia che celebriamo nel ricordo di Sant'Angelo d'Acri, sacerdote cappuccino della provincia di Calabria, che nel 1600 ha predicato in quelle terre, anche nel sud Italia, testimoniando il Vangelo e vivendo nel carisma di San Francesco. È stato canonizzato qualche anno fa da Papa Francesco, dopo una lunga attesa, ma la sua santità ha sempre portato in quelle terre, soprattutto all'interno dell'ordine cappuccino, il ricordo di un carisma che lui ha saputo incarnare spiritualmente e fraternamente. Nel suo ricordo allora vogliamo vivere questa Eucaristia e riconoscere in comunione con quanti pregano anche con noi attraverso Padre Pio TV le nostre fragilità, le nostre miserie, chiedendo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che al tuo sacerdote, Sant'Angelo, donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelti? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, come ha scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore Dio, trattami come si addice al tuo nome, liberami, perché buona è la tua grazia. Io sono povero e misero, dentro di me il mio cuore è ferito. Salvami, Signore, per il tuo amore. Aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore. Sappiano che qui c'è la tua mano, sei tu, Signore, che hai fatto questo. Salvami, Signore, per il tuo amore. A piena voce ringrazierò il Signore, in mezzo alla folla canterò la sua lode, perché si è messo alla destra del misero per salvarlo da quelli che lo contannano. Salvami, Signore, per il tuo amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel momento si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere. Egli rispose loro: andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia e i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedrete finché verrà il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia.
le parole del Vangelo che abbiamo ascoltato annunziano già quello che Gesù vivrà a Gerusalemme, e cioè il suo mistero pasquale, la sua passione, morte e risurrezione. E Gesù annunzia questo compimento della sua missione a partire dal fatto che Erode vuole ucciderlo, Erode vuole eliminarlo, perché vede nella persona di Gesù qualcuno che può mettere in crisi il suo potere umano. Erode aveva già fatto uccidere Giovanni Battista, e quindi ancora una volta si ritrova in questa situazione dove, per paura di perdere la forza e la potenza terrena, ecco, mette in crisi tutto questo rapporto con Gesù, che pure è ritenuto un profeta, che pure ha compiuto miracoli, e quindi la gente per certi aspetti lo ammira. Non a caso sono proprio i farisei, con i quali Gesù entrava spesso in polemica, che dicono di andare via di lì. Ma Gesù, di fronte anche a queste minacce, non viene meno alla sua missione. Anzi, è l'occasione per Gesù in questa circostanza di far vedere come Dio ama il suo popolo, come Dio, anche in tutta la storia dell'antica alleanza, ha cercato sempre di radunare questo popolo, e lo dice attraverso questa espressione: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, in sostanza, queste parole di Gesù, rivolte all'epoca, a quella che era stata la storia del popolo eletto, e perché no, oggi lo dice anche a noi. E forse queste parole ci fanno considerare quante volte Dio vuole manifestare la sua bontà, quante volte Dio, come umanità ma anche come singoli, ci chiama a rivedere la nostra vita, ci chiede di uscire da quella furbizia che lui attribuisce ad Erode, una furbizia che giustamente è esercitata in ragione dei propri interessi umani. E quante volte anche noi forse siamo portati, per interessi umani, terreni, a volte materiali, a scappare dalla possibilità che Dio ci dà davvero di accogliere il suo amore e la sua misericordia. E allora certamente questa parola, oltre a ricordarci tutta l'esperienza di Gesù, la sua determinazione ad andare a Gerusalemme, Gerusalemme la città santa, la città che rappresentava il luogo dove tanti profeti anche erano uccisi ed erano stati uccisi, giustamente Gesù con determinazione prosegue il suo cammino. Per ricordarci che malgrado i rifiuti, malgrado la cattiveria dell'uomo, malgrado le infedeltà, Dio è sempre pronto a portare avanti la sua salvezza. Dio non può venir meno al suo progetto d'amore. Dio non può rimanere, non può essere non fedele a quanto ha promesso. E Cristo porterà fino in fondo la sua missione per salvare l'umanità. Ecco, il Vangelo molte volte ci mette nella condizione di dover considerare come la parola di Dio è qualcosa che ci deve interrogare profondamente. Quante volte, forse personalmente anche noi, non abbiamo dato modo a Dio davvero di poterci rinnovare nel cuore, di infondere in noi quei valori e quella speranza necessari per la nostra vita. E a volte anche noi, furbescamente, forse cerchiamo di eliminare tutto ciò che ci può impedire di vivere pienamente e rettamente la vita cristiana, magari facendo appello anche alla realtà del mondo, al dire che tutti lo fanno e che magari anche noi siamo trasportati da un'onda che ci coinvolge, magari perché vogliamo adeguarci più facilmente alle mode del mondo. Ma anche per noi personalmente la parola di Gesù risuona decisiva. Lui è determinato ad andare avanti. Lui continuerà a chiamarci alla conversione, e Lui è deciso a portare la salvezza anche per noi. Ma
ci chiedi appunto la disponibilità ad accoglierla, la disponibilità ad attuarla attraverso anche le nostre opere. Lasciamo lavorare lo Spirito, lasciamo in modo che dalla furbizia come quella di Erode si passi invece ad una relazione di amore, un amore che ci porta a Dio e che ci porta ai nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Nel momento stesso in cui usa espressioni di condanna, Gesù manifesta per Gerusalemme una grande tenerezza. Anche noi abbiamo deluso le sue aspettative e tuttavia osiamo fare appello alla sua bontà. C'è sempre un posto nel suo cuore. Donaci grazia e salvezza, Signore. Donaci grazia e salvezza, Signore. Quando si è accettati e amati, si avverte dentro gioia e forza di vivere, perché, come ci ha ricordato Paolo, non abbiamo mai a dimenticare che tutta la Trinità nutre per noi attenzione e amore. Preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. L'amore umano consola, quello divino beatifica, perché questo pensiero accenda nell'oscuro, monotono e a volte terribile quotidiano una calda carica di fiducia. Preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. Non sono le minacce di Erode a fermare Gesù. Egli continua il suo cammino verso Gerusalemme, perché anche noi prendiamo motivo dalle difficoltà del momento presente per incrementare la pratica del bene e dell'apostolato. Preghiamo. Donaci grazia e salvezza, Signore. Gli erodi odierni sono i materialisti che vedono il cielo vuoto e gli estremisti che credono solo alla violenza. Perché agli uni e agli altri sappiamo opporre la fermezza serena di Cristo. Preghiamo. Donaci grazia e salvezza. I nostri defunti, che hanno ricevuto nell'Eucaristia il corpo e il sangue di Cristo, possano ora ricevere l'eredità del suo regno eterno. Preghiamo. Donaci grazia e salvezza. O Cristo, forte nei confronti dei potenti che ti osteggiano e tenerissimo verso una città che ti rifiuta, rendici partecipi della tua fermezza nell'annuncio del regno e della tua solidarietà con i destini dei fratelli. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Se voi avete sete, io vi dissetterò.
presentiamo a te perché preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per i figli nostri di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Angelo d'Acri e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore e nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua bontà. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, il Sant'Angelo d'Acri, San Pio da Pietrelcina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore, conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi.